Ciao a tutti. Ciao Francesco Raiola di Fanpage, un applauso. Grazie, ma è una cosa meno importante, chiaramente. La cosa più importante sono loro. I Subsonica che tornano a 3 anni di distanza da Eden con un album nuovo che tutti quanti voi chiaramente conoscete. I Subsonica, inutile dirvi la loro storia. Nel 97 sono Subsonica unendo generi come rock, elettronica, anche la vita clubbing, e in pratica scoppia improvvisamente il fenomeno Subsonica dai centri sociali dove sono nati, quindi una scena underground, riescono a raggiungere il grande pubblico. Ma la cosa fondamentale, secondo me importante, del gruppo è che riescono tuttora a essere una di quelle poche band italiane che riescono a stare in bilico tra due mondi e piacciono sia a chi adora una scena più mainstream, e sono amatissimi anche da una scena underground. Un album Nuova Foresta, appunto, nasce a 3 anni da Eden, ed è un album visto molto importante, perché in parte ritorna a quello che sono il suono Subsonica, dopo un album dai più considerati molto più pop, però se leggete i testi, ad esempio, vi renderete conto che chiaramente, come sempre d'altra parte, loro si guardano molto attorno. Tra l'altro è una delle cose a me sono piaciuti di più l'importanza dei testi con cui parlate, di un album molto in qualche modo profondo. Parlate di cambiamenti. Come nasce quest'album dopo 3 anni in cui comunque voi avete fatto anche in maniera singola tante altre cose? C'è chi sa il project, c'è chi ha scritto libri per bambini, c'è chi ha vinto premi con i producer, insomma. Quindi come nasce, come lavorate e come vi siete seduti dopo Eden, dire cosa vogliamo fare, come facciamo e... Bene. E diciamo che il percorso creativo di questo album è stato molto simile a quello degli altri, fondamentalmente. Ci siamo radunati in una casa, ai pendici di un monte, proprio vicino a una foresta, dove abbiamo realizzato questi tutti i nostri album. E abbiamo in qualche modo iniziato a dimenticare tutto quello che avevamo fatto prima per iniziare per avere una condizione di azzeramento e riuscire a ripartire da zero, proprio per reinventarci un'altra volta. Una nave nella foresta, il titolo già racconta molto di questo album, perché è un detto piemontese che recita oggi mi sento come una barca in un bosco, vuol dire racconta una sensazione di spaesamento, di inadeguatezza, quando ci si sente fuori luogo, quando a un certo punto si guarda il mondo intorno e ogni mattina che ti svegli lo vedi e non ti assomiglia, niente di quello che c'è intorno lo vedi simile a te. Questa cosa, oltre ad essere una sensazione che provavamo noi che in quel momento, era una sorta di emozioni che vedevamo in tutte le persone che incontravamo, non solo nella nostra città ma in tutta l'Italia, perché come dicevi tu, ognuno di noi in questi 2 anni, 3 anni passati ha fatto le proprie cose, ha girato tanto per l'Italia. Noi ormai sono quasi 20 anni che non siamo più torinesi ma siamo italiani fondamentalmente, e questa cosa ci ha spinto ancora di più a cercare di raccontare proprio questo momento storico, e abbiamo fermato questi personaggi che vengono raccontati in queste 10 canzoni di questo album, che vivono tutti quanti si sentono una sorta di nave in mezzo a una foresta. Però a fine disco ci siamo resi conto, riascoltando, rileggendo quello che avevamo prodotto, che tutti questi personaggi in qualche modo sono spinti da un vigore molto forte, col tentativo di farcela. Tutti quanti hanno una spinta reattiva, hanno una reazione molto energetica, molto forte, per cercare di uscire da questa foresta, diciamo. Tra l'altro, scusami, io so che c'è anche un detto napoletano che assomiglia a una nave nella foresta che busta, forse sa. Non perché è napoletano, ma perché lo sa. Credo che possa essere una forchetta nella minestra, giusto? Esatto, quindi il nostro disco, se l'avessimo fatto qui a Napoli, si sarebbe chiamato una forchetta nella minestra.
caso che i singoli da cui parte, con cui siete partiti, quindi Lazzaro e Domenica, insomma, parlino di risurrezioni, risveglio e appunto il cambiamento. Non è una scelta casuale, o immagino sia una scelta casuale, proprio l'attacco anche dell'album, quindi anzi, non me lo faccio cantare, ma giuro che ce l'ho. Che l'ho scritto e da molte. Ah, io sono contento perché per la prima volta un disco inizia solo con la mia voce. Che tra l'altro è un attacco molto bello, e anche ovviamente la scelta immagino non sia fatto casuale di metterla all'inizio dell'anno. No, quando è una cosa incredibile che ci sono delle casualità che poi tali non si rivelano col senno di poi. Però una cosa che abbiamo capito e che fa parte del mondo della musica e che i musicisti sono delle antenne. Ci sono cose come per esempio la collaborazione con Michelangelo Pistoletto che sembra succedano per caso, arriva una telefonata mentre stai lavorando ad un brano e poi ti rendi conto che per tutto quello che succede dopo e per come prende forma, su questa casualità ci serve molto molto da dire. Anche nel lavoro che io e Samuel facciamo sui testi, molto è lasciarsi trasportare alle suggestioni sonore delle tracce sulle quali abbiamo lavorato per settimane e settimane nella casa del bosco. Ci sono cose che, parole che per certi versi i suoni li tirano fuori, ci sono concatenazioni fra brani e ad un certo punto, dopo che bene o male tutti i pezzi hanno preso forma, che sono le canzoni sono un po' andate a fuoco, ti rendi anche conto di quello di cui stai parlando. Ma la stessa cosa non sarebbe possibile se fosse predeterminata, cioè se noi a tavolino dicessimo che questo album vogliamo fare così, vogliamo Tozzin, vogliamo questo, poi dire che l'argomento potrebbe essere questo, non sarebbe assolutamente possibile. E quindi c'è anche uno stupore da parte nostra relativamente al fatto che determinati meccanismi sono degli automatismi che noi solo in parte riusciamo a governare, ma che si incastrano e prendono forma un po' da soli.17 anni sono tanti. Come si resiste assieme a 17 anni? Facendo musica troppo. Con musica. Pensate quanta pazienza devo avere. Sapete cosa vuol dire per 18 anni fare il coglione? Avete mai provato voi per 18 anni a fare i coglioni? Sì? Vabbè, allora mi capite. Si convive con a volte con fatica, a volte con piacere. Tendenzialmente noi abbiamo questa fase che è quella che raccontavi tu all'inizio, in cui ci separiamo un pochino e coltiviamo i nostri effetti, le nostre cose artistiche personali, un pochino fanno da camera di decompressione, perché il ciclo vita di un disco più o meno dura 2 anni, che sono sempre un po' di più, perché alla fine noi abbiamo cominciato a scrivere questo disco credo un anno fa circa, quindi è già un anno che siamo sul pezzo, come si dice. Poi quando esce il disco ci sono un paio d'anni di tour e poi tendenzialmente il rapporto è sempre bellissimo all'inizio, poi scende drammaticamente a picco fino all'ultima data. L'ultima data è il momento in cui in genere ci sciogliamo, ma sfortunatamente non siamo mai riusciti a capitalizzare economicamente, quindi non abbiamo mai fatto per esempio una foresta tour, the last tour, che comunque avrebbe avuto un discreto riscontro, anche perché poi avremmo dovuto fare ogni volta il tour di reunion. Noi è una roba che vi risparmiamo, ma tendenzialmente veramente lavoriamo così. C'è un momento però nel periodo in cui siamo separati in cui ci torna la voglia di lavorare insieme. Questa è un pochino la magia dell'essere gruppo piuttosto che essere artista solista. Per quante cose tu possa fare da solo, ti rendi conto irrazionalmente o razionalmente di avere sempre delle cose da dire insieme agli altri, con gli altri. Quindi quando scrivi magari pensi, è anche molto romantico, no? Quando scrivi pensi ai tuoi amici, come la canterebbe lui, queste cose un po' così, un po' più pruriginose, ecco. Però più o meno il percorso è questo. Noi abbiamo trovato questo balance che ci consente di stare insieme, e siamo 5 persone abbastanza diverse, possiamo dire complementare. Noi abbiamo detto più volte, l'abbiamo raccontato, che siamo pentacefali,
siamo sicuramente 5 teste, a voi la scelta, teste di cosa? Comunque esseri mitologici, guardare il corpo di uomo e dalla testa di qualcos'altro. Quindi la domanda sull'influenza delle vostre carriere soliste che voi decidono sul gruppo, insomma, mi hai dato una risposta, però sono curioso di capire, visto che siamo a Napoli. Ti ho dato comunque la risposta polite, quella più corretta. Okay, e in che modo le vostre attività soliste? No, siamo a Napoli e il vostro rapporto con Napoli, prima mi dicevate che vi avevano detto che a Napoli ci sono, quando bene, due gruppi, i 99 Posse, che chiaramente sono napoletani, e il Subsonica, che comunque sono un poco napoletana. E voi ovviamente avete collaborato anche con Roberto Saviano, avete un legame abbastanza particolare, immagino, con la città, o anche no. Allora, la frase che i Subsonica sono un poco napoletana era di Rosario, del manager dei 99 Post dell'epoca. E il rapporto con Napoli è meno, io sono nel gruppo dal 99, sono 15 anni quest'anno. E ancora un ricordo molto chiaro della prima volta che venimmo a suonare qua con me al basso, che era, credo, un locale in alto e persino chiuso, non mi ricordo anche come si chiamasse, tipo Havana Club. Ho dovuto spremere quei due neuroni rimasti. È sempre stato molto bello. Io credo che in parte l'unione con i 99 e con le loro singole personalità è sempre stato molto forte, dalle prime collaborazioni dei Subsonica in cui non c'ero neanche ancora io, e questo sicuramente ha creato già un tratto forte. Napoli secondo me è sempre stata anche una città di melting pot musicale, stilistico e anche culturale molto forte, e credo che accomuni molto la mentalità anche dei Subsonica, che sono stati capaci di mischiare veramente tanti riferimenti non solo musicali, ma anche culturali, ma anche in parte politici, un po' come i 99, anche se non prettamente politici. E poi credo che unisca il fatto anche che Torino è una città che sta in Piemonte, neanche il capoluogo, ma di piemontese è davvero poco. E noi stessi, forse a parte il Ninja, che è proprio torinese, doc, noi, come vedete, i tratti somatici non sono propriamente nordici, più arabi, di più, esatto, lui è torinese di Tokyo, a me addirittura hanno già parlato in arabo a Torino varie volte, e credo che questa cosa qua faccia sì che anche tu parli in arabo con noi, sì, non si capisce dove è successo. Io rompo solo con due elementi di napoletanità, uno che ha a che fare con Saviano. A parte i concerti all'Officina, attraverso i quali tanti vi abbiamo conosciuto, nel quale, nel luogo, abbiamo intrecciato con i 99 un'amicizia fraterna che dura ancora nei giorni nostri. Mi ricordo ancora che una notte, i 99 avevano uno studio, credo, ai Quartieri Spagnoli. Noi ascoltammo Microchip Emozionale appena mixato, forse neanche tutto mixato, insieme a loro. Tra l'altro la loro reazione fu molto, cioè non parlarono alla fine, infatti mi fece anche lo scopo che non gli fosse piaciuto per niente quel disco lì, invece probabilmente erano rimasti abbastanza molto colpiti. E l'altro riguarda Roberto Saviano, noi segnalammo Gomorra, che io lessi all'epoca dopo una segnalazione su Rumore, a dimostrare che la musica per certi versi arriva sempre un attimo prima, è una delle antenne principali. E segnalai all'epoca era il sito dei Subsonica questo libro, dicendo: ok, c'è vita nella generazione dei ventenni oltre la pericena e lo sprizzapero, anzi è una vita interessante, ho fatto tutto uno scritto. E dopo due settimane ricevete una lettera di Roberto Saviano dicendo: ragazzi, vi devo ringraziare, mia cugina che vi segue mi ha detto che era ancora Saviano, che poteva girare liberamente per le strade, non era ancora sorto il problema della scorta. E quando venivo a conoscenza della situazione che si stava complicando per la sua vita, anche un po' ingenuamente gli dicevo: senti, ma se vuoi venire a Torino in qualche modo, stai da noi, da qualche parte. E se no, gli rispose: ti ringrazio molto, non avete capito, la situazione è molto più complicata, e comunque grazie. Però ci fu uno scambio di mail anche nel primo periodo nel quale fu costretto a rinunciare alla sua libertà. E questo è uno dei motivi per cui
non abbiamo mai mollato di un centimetro il nostro appoggio a Roberto Saviano, contrariamente a quanti anche nel mondo, diciamo, progressista, illuminato, intellettuale, forse per un certo adagio così un po' elegante, hanno preferito fare. Cioè, noi siamo sempre stati dalla sua parte e lo saremo sempre. Prima ho parlato di come voi unite vari riferimenti culturali. Tra l'altro, se mi permettete un attimo, domani mattina incontreremo presso l'Accademia Astra, Mezzo Cambone, la band, proprio parlando di linguaggi creativi. Quindi, insomma, l'appuntamento è alle 10:30 all'Astra Mezzo Cambone. E proprio in merito a questo, mi interessava capire, voi siete live, siete molto molto potenti, insomma, volevo capire come avete lavorato su questo, anche perché l'album mi pare che si presti molto alla dimensione live. Ma noi davvero contiamo i giorni per poter iniziare le prove e iniziare a cimentarci con quello che sarà questo disco sul palco. Però è già un po' che stiamo elaborando il nuovo live dal punto di vista visivo. E probabilmente sarà uno dei concerti, questo, che ormai partirà fra poco, che probabilmente è il più ambizioso che abbiamo mai fatto dal punto di vista forse anche tecnologico, scenico, di impatto visivo. Ciononostante sarà comunque un concerto dei Subsonica, cioè vuol dire che in prima battuta ci sarà il coinvolgimento fisico che noi tutti ci aspettiamo, perché un concerto di Subsonica è concepito quasi come se fosse la scaletta di un DJ che muove la pista in un flusso e vuole comunque sempre tenere la tensione che fa ballare, che fa muovere. Detto ciò, però, ci saranno degli elementi di grande novità. Intanto tutta la, diciamo, tecnologia dell'illuminazione sarà completamente a LED. Probabilmente sarà, credo, il secondo esperimento del mondo dopo i Radiohead in cui uno show è completamente illuminato senza incandescenza. Oltre alla resa visiva, da tenere in considerazione anche l'aspetto del risparmio energetico, ovviamente. E detto anche ciò, ci sarà un ulteriore elemento che davvero probabilmente rappresenta uno step, credo, assolutamente nuovo, certamente per noi, che rappresenta un grado di coinvolgimento visivo a livello di immagine, per cui ci sarà una parte del concerto in cui noi fisicamente proietteremo attraverso la nostra fisicità, attraverso i nostri vestiti, su noi stessi, delle immagini che voi ci manderete. Questa cosa sarà svelata nei prossimi giorni e sarà un momento particolarmente, credo, intenso del concerto. Dunque vi invito a tenere d'occhio i vari siti, social, eccetera, eccetera, per capire bene come funzionerà questa cosa. A Napoli saremo il 7. Volevo anche, mi interessava capire anche la genesi della vostra collaborazione con il Pistoletto e l'ultimo, che insomma nell'ultima canzone, Il Terzo Paradiso, che chiude l'album, perché insomma penso sia la vostra unica collaborazione dell'album, penso una cosa molto... Michelangelo è un artista concettuale che ha in qualche modo inventato un modo di fare arte diverso e nuovo parecchi anni fa, ed è famoso in tutto il mondo per questo. L'ultima sua opera, che è viva già ormai da qualche anno, che lui definisce opera planetaria, è perché ci coinvolge tutti quanti come attori di un'opera fatta tutti insieme praticamente. Si chiama Il Terzo Paradiso. Questo concetto di terzo paradiso si esprime nell'unione fra il primo paradiso, che è quello naturale, quello di Adamo ed Eva, nella mela, per intenderci, e quello invece industriale,
per cui l'uomo capisce che può utilizzare gli elementi della terra per produrre e inventare delle cose. Ovviamente si fa scappare la mano e questa cosa in qualche modo inficia il primo paradiso, quello naturale, per cui stiamo pian piano distruggendo quella che è l'unica nostra casa. E lui ha idealizzato questa sorta di terzo paradiso, per cui questi due paradisi in qualche modo iniziano a interagire, iniziano a trovare un proprio equilibrio e generano il nuovo paradiso, per cui noi esseri umani in un futuro, speriamo prossimo, riusciremo in qualche modo a gestire questa capacità di produzione con l'esigenza vera ed effettiva di tutti gli esseri umani. Questo racconto lui ce l'ha fatto quando noi stavamo registrando l'album, quando stavamo scrivendo l'album, eravamo ancora nella nostra casetta nella foresta, nel boschetto, alle prese con i nostri litigi creativi, io voglio questo, io voglio quell'altro. Lui ha interrotto questo nostro momento raccontandoci questa storia, perché voleva che partecipassimo ad un evento per raccontare sempre a più persone questa cosa. E allora siamo rimasti molto colpiti da questo racconto, al punto da chiedergli di raccontarlo lui stesso all'interno del nostro album. Così è successo, abbiamo in qualche modo costruito questo brano partendo proprio da questo spunto, e gli abbiamo dato la possibilità di raccontarlo proprio lui stesso sopra, incidendo la sua voce all'interno di questo brano. Questo brano chiude l'album e diciamo rappresenta l'inizio di un percorso per il Subsonica, che poi si sviluppa anche in questo nell'idea di realizzare il concerto illuminato solo esclusivamente a luce LED, quindi, come diceva Enrico, avendo anche un'attenzione molto particolare per l'impatto ambientale che ha un concerto e che inevitabilmente un concerto ha, ma anche in qualche modo raggruppa un po' tutte le idee e gli spunti che nell'arco di questi tanti anni di lavoro insieme sono in qualche modo gravitati e passati attraverso la nostra concezione di quello che è il preservare la nostra terra. E quindi siamo molto contenti di aver ospitato Michelangelo, che per noi è una bellissima nave in una foresta. Io ho anche un paio di domande, però a questo punto direi che nel caso di lasciarle a loro, se avete qualche domanda da fare, per un paio di domande. Beh, se riusciamo. Ciao ragazzi. Allora, nell'ultimo anno abbiamo visto spesso Gusta scrivere le colonne sonore per dei libri. Volevo sapere, nel programma di Sky Apple, volevo sapere quale libro ci faresti leggere ascoltando questo disco. E poi se a voi cinque è mai venuto a avere effettivamente fissato il principio nazionale. Bravo, brava domanda. Bravo. Ma allora, non è facile rispondere a questa domanda. Direi che in linea di massima un libro di racconti, perché naturalmente, come hanno detto sia Max che Samuel, questo è un libro che racconta, che ferma dei momenti e degli stati d'animo, quindi un libro, cioè, che interiorizzo un pochino questa cosa. Ho letto poco tempo fa, ma non ricordo l'autore, questo libro meraviglioso che si chiama La fisica della malinconia, che deve essere un autore bulgaro, sembra una roba alla Fantozzi con la quale c'è un po' di onchi. In realtà il libro è molto molto bello, perché è un romanzo e racconta la storia di questo ragazzo che riesce a entrare nella mente delle persone e quindi vive i ricordi delle persone. E forse Una nave in una foresta potrebbe essere molto simile, a delle immagini bellissime. Questo libro è potentissimo, purtroppo non ricordo l'autore, ma suppongo che siamo nel posto giusto e ci sarà qualcuno a cui poterlo chiedere. Invece per l'altra domanda, io guarda, spero vivamente di no, la risposta adesso, spero che sia di no, perché altrimenti quando scriveremo il prossimo disco tutti voi vi incazzerete perché direte che non saremo riusciti a bissare una nave in una foresta.
per Max. Prima eri fonico e poi chitarrista degli Africa Unite. Quanto di questa esperienza è entrata nei Subsonica? Gli Africa Unite già dalla fine degli anni Ottanta hanno insegnato a molta Italia e a molti musicisti arrivati dopo che cos'era la cultura della fisicità del suono attraverso il dub, il reggae, il dub poetry, in termini sonori, cioè di attitudine, quindi si ascolta non solo ascoltando seduti e in ginocchio di fronte al cantante che ti rivela le sue turbolenze interiori, ma partecipando a un rito collettivo, ballando, ed è una scuola che a Napoli comunque ha avuto negli anni 99 fosse degli epigoni importantissimi, e contemporaneamente anche il significato di fare musica in un tessuto sociale, cioè tutta quell'esperienza che il reggae, poi passato attraverso l'Inghilterra, cioè la Giamaica urbanizzata in Inghilterra, ha insegnato in Italia per certi versi attraverso gli Africa, quando ancora io non ne facevo parte. Queste componenti sono entrate a far parte dei Subsonica, sono una delle componenti della poetica sonora del gruppo sicuramente. Facciamo l'ultima e poi li facciamo suonare insieme. Dai, io! Dai, chi io so? Ok. C'è una collaborazione con qualche cantante, gruppo italiano che vi piacerebbe fare? E soprattutto, siccome voi siete un gruppo che interagisce molto con il vostro pubblico, come avete tante poco fan in Gesù, avete mai pensato di incidere un brano con qualche fan, diciamo, a cantare è una proposta! Ci sta proponendo! Ci tutti insieme, se non con uno sbattimento mica da ridere. Diciamo una canzone con due o tre scelti. Uno a caso di uno! Il personalissimo X Factor! Less Factor! Diciamo sempre un modo per interagire. Allora, io credo che ognuno all'interno del gruppo, essendo ovviamente persone diverse e con gusti musicali diversi, abbia il proprio momento in cui ha un artista di riferimento o comunque un artista con cui piacerebbe. Personalmente a me piacerebbe collaborare con Paolo Conte, mi piacerebbe riuscire a capire come una persona di un'altra epoca e di un'altra estrazione musicale molto 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 diversa dalla nostra, sarei curioso di vedere come legherebbe col nostro modo di fare musica e il nostro suono, poi immagino che ognuno abbia il proprio. E noi abbiamo fatto un esperimento del genere con Inzinomesci, bravo. Per cui, essendo un nato in maniera scherzosa, in maniera giocosa, proprio per prenderci in giro sulla storia di mio principio emozionale, abbiamo in qualche modo raccolto tutti il sentimento di rabbia legato a un qualcosa che non riuscivano a fare, che in qualche modo gli veniva sottolineato alle persone che ci seguivano, e abbiamo raccolto tutte queste informazioni e abbiamo costruito il testo di questa canzone, quindi in qualche modo un esperimento di questo genere l'abbiamo già provato. Ci siamo proprio cantato proprio, sarebbe difficile, lo so, mi volete proprio provare il lavoro, non che io sbaglio per cantare in ogni momento la giornata, però in effetti poi che faccio? Può suonare la batteria che sei bravissimo. Quello sì, io spacco con la batteria, ragazzi, fate attenzione. Tu sei perché. Dai, cantate! Cantate, cantate! Anche questa cosa è molto singolare. Quando sono incontrato un gruppo e ti ho detto, ma voi di musica cantate? Grazie Francesco Raiola. Grazie. Allora, è arrivato il momento delle premesse. Il mio amico Simone dov'è? C'è il mio amico Simone? Ciao Simone, mi alzo un pochino per favore. Un po' meno. Sono più bassi sulle spiaghe, sono molto tonte. Allora, momento delle premesse. Premessa numero uno. Questi brani li stiamo provando e suonando da poco, quindi se qualcuno dovesse per caso dimenticarsi qualcosa, parlo di tutti, non sono. E difatti mi abbassi anche un pelo la voce, grazie.
oltre a tagliare un po' i bassi, grazie. E sì, un po' più di chitarrino. Seconda premessa: nel caso dovessimo veramente, qualcuno di noi dovesse malauguratamente dimenticare qualcosa, i vostri telefonini verranno requisiti e rivenduti al mercato nero, che già sapete c'è il mercato. La terza, qual era? No, non te la ricordi, non la ricordo più. Direi che è una premessa ottima per iniziare. One, two. Vai. Ok, Simone. Già sento il gruppo. Alzati e cammina per scoprire di essere vivo come non mai. Lazzaro stamattina e resuscita un pezzo alla volta la volontà. Ora che sei un'emozione scaduta, ora che sei una certezza di vita, ora che sei un'emozione scaduta, più sonnetto e potrò. Quello che hai negli occhi non vale più, hai studiato, creduto, lottato e sofferto. C'è un sorriso negli occhi che non c'è più. Col futuro qualcuno ha giocato d'azzardo. Alzati e cammina per scoprire di essere vivo come non mai. Lazzaro stamattina viene suscita in mezzo alla volta la volontà. Una protesta maestrata, ora che sei una carezza sfogliata, ora che sei là, chiuso nel tuo sepolcro. Alzati e cammina e scoprire di essere vivo come non mai. Lazzaro stamattina
una domenica, solo cambiamenti, solo se spaventato, solo sentimenti. Facciamo l'ultimo, poi ci concediamo qualche foto, qualche autografo, qualche bacio, qualche... Questo è specchio. Sarai, non è tutto perfetto.
io non ho niente da fare, scusate. Allora, so che da questa parte non si usa, ma qualora voleste farvi delle foto, lo dico per rispetto di quelle... Ah, si usa? Non l'avevo intuito. Vi chiederei due accortezze, che sono le seguenti. A. Togliamo il blocco del vostro cellulare in maniera preventiva. Attiviamo l'apposita app di fotocamera, eventualmente già girata della parte giusta, qualora forse selfie o non selfie. La cosa ancora più importante è verificare che ci sia spazio nella vostra SD card per evitare la nostra invasione della vostra privacy, dovendo cancellare insieme a voi le foto di tutti quanti.